Ciao a tutte ragazze, benvenute e ben ritrovate. Finalmente è arrivata la My Beauty Box di giugno, purtroppo ha tardato veramente tanto. Mi è arrivata il 2 luglio. Questa cosa non è molto bella, ricevere la box nel mese in quello successivo, però ha sempre molti ritardi il sito e vabbè. Come potete vedere qui dalla copertina, questo mese è in collaborazione con il sito VP, non è la prima volta, e ha questa bellissima grafica molto molto estiva. Adesso la andiamo a vedere. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, dato che è in collaborazione con il sito VP, hanno inserito questa pochettina molto carina, trasparente con la scritta VP e dietro Pink Life, che è il nome della box del mese, Pink Your Life Summer Box con VP. Questa volta ho ritrovato la brochure, a maggio mi sembra di non averla trovata perché non l'avranno messa per sbaglio. Poi trovo un volantino riguardo un prodotto che tra un po' vi mostrerò, sempre di un altro marchio che vi faccio vedere, e poi 10 euro di buono per il sito VP. E qua dice un po' come funziona. Andiamo invece proprio ai prodotti del mese. Parto subito con il make-up. Uno l'ho indossato, gli altri no, perché mi sono preparata e avevo già truccato gli occhi, poi mi sono decisa a registrare prima di uscire e ormai il trucco era già fatto, quindi ho inserito solo il prodotto labbra. È un rossetto liquido opaco e come vi ho detto nel video precedente, come spoiler, ho trovato il mini Ever Kit con due piccole liquid lipstick. Allora, io me lo aspettavo piccolo questo kit, ma così no. Praticamente è più piccolo di, non so, un pacchetto di sigarette, di un pacchetto di fazzoletti. Come potete vedere, è minuscolo. E quello che c'è dentro mi ha un po' delusa. Eccoli qui i mini rossetti di We Makeup. Ah, scusate, non vi ho detto il brand, di We Makeup. E i due rossetti liquidi sono questi. Sono microscopici. Allora, questi kit sono in vendita. Per me sono troppo, troppo piccoli, cioè ragazze, questi per me potrebbero essere dei campioncini, veramente. Sono un po' rimasta male, ma non tanto da My Beauty Box quanto da We Makeup. Cioè, ok, che tu fai dei mini prodotti e magari c'è chi li ama perché sono proprio da provare, quindi io li approvo, se poi mi piace compro il rossetto liquido, però veramente un po' troppo mini. Vabbè, io ho trovato il colore che ho indosso, è lo 02 L91, mentre l'altro colore è il nero, proprio questo il colore, quindi non lo utilizzerò mai se non ad Halloween, ed è il numero 81 L92. Ero così contenta di ricevere di trovare un rossetto liquido di We Makeup e mi ha un po' delusa. Per carità, questo colore mi piace tantissimo e a primo impatto mi piace molto la formula, non si sente sulle labbra, completamente matte, non sentite spessore, è no transfer, si è asciugato in un nanosecondo. Mi piace anche la colorazione, veramente appena messa mi sembrava troppo chiara per me, sarà comunque mi sono anche abbronzata, però poi asciugandosi subito mi piace, comunque è un nude rosato, un nude malva, per
Per fortuna mi piace questa colorazione, l'altra ovviamente io non la indosserò mai. Andiamo avanti. Altro prodotto make-up, questo era negli spoiler, però non si poteva scegliere la colorazione. Qui invece mi è andata bene perché ho visto molte persone che hanno ricevuto il duo blu e verde, colori che io non utilizzo. Comunque sto parlando di una matita ombretto duo del marchio Naioleari. E io ho trovato il numero 01, ovvero rosa e pesca, e ve li swatcho anche. Molto carino, si presenta all'interno della scatolina e il prodotto è questo qui, è in full size e qui abbiamo il color oro e pesca. Faccio swatch. Eccoli qua. Allora, i colori sono questi, mi piacciono tantissimo, sono poi colori che gridano estate, però si possono mettere tutto l'anno. Allora, swatchandoli ora, come prima impressione, questo oro ha una scrivenza buonissima. Questo qui l'ho dovuto ripassare varie volte perché non era un po' coprente, lasciava comunque glitterman, il colore pesca non l'ho avvertito subito, ci ho dovuto ripassare. Invece questo oro, ecco, così vi faccio vedere meglio, aveva una scrivenza molto molto buona. E questo è il prodotto, quindi lo 01. Molto carini e molto carina questa matita. La userò sicuramente perché le matite morbidose, matite a ombretto mi piacciono tanto e tra l'altro nel progetto smaltimento make-up dell'anno scorso ne avevo terminata una, diciamo, oro rosa, quindi adesso ne ho un'altra. Ultimo prodotto make-up e questo è il mio preferito. Quando l'ho visto sono impazzita di gioia, speravo tantissimo di trovare questo prodotto, in una box. E sto parlando di un mascara, sono contentissimissima. Questo non lo conosco, non so se è un prodotto appena uscito in casa Deborah, perché è di Deborah Milano e si chiama My Power Volume. My Power Volume effetto ventaglio. Ora lo scovolino, non so se lo potete vedere, è questo qui, con uno scovolino abbastanza cicciotto, che io ora però non apro perché purtroppo i mascara appena aperti poi vanno utilizzati, altrimenti poi si seccano. Io ne ho già due aperti. Qui, not for sale. Non so bene se vuol dire non in vendita, comunque. E di questo sono super super felice. Qui dice mascara volume e lunghezza effetto ventaglio con fibre di bambù. Wow, molto molto interessante. Vediamo qui se ci sono i costi, se non sbaglio no. Comunque più o meno un mascara del genere si aggira intorno ai 10 euro. Cos'altro dice, bla bla bla, vabbè, quello che vi ho detto. E questi sono i make-up, i prodotti make-up trovati all'interno della box. E sono tre. Altri restanti beauty, vediamoli subito. Vi faccio vedere il prodotto a scelta. Il prodotto a scelta era uno del marchio Zago. C'era la possibilità di scegliere questo prodotto. Due bottini scrub e maschera per le labbra se non sbaglio e crema viso o notte. Io ho scelto la Black Mask a peel off perché è un prodotto che non ho, che ho finito, che utilizzo per purificare la pelle perché ce l'ho spesso spesso molto impura. Anche questa presenta la sua scatolina, molto carina, ed è da 50 ml, quindi un prodotto full. L'apriamo insieme. Ovviamente Zago è un prodotto italiano ed è stato prodotto in Italia. E questo è il tubetto, 50 ml, quindi peel off black mask, maschera nera purificante. 100% made in Italy, ha un PAO di 6 mesi. E questo è il prodotto che ho scelto io. Settimana prossima probabilmente la proverò. Poi,
questo è un prodotto che avevo visto al Sana dell'anno scorso, quindi il 2019. Io non sono stata al Sana, ma avevo visto vari video, eccetera, eccetera. È un prodotto di Maternatura, sono molto molto contenta per questo, che Maternatura è un marchio che non ho mai provato, però che mi ispirava. È un prodotto italiano e questa in particolare è una maschera capelli. Maschera capelli, ovviamente non il tessuto per capelli, quindi è una crema. Allora, questa ho visto, ci sono varie tipologie di maschere. Questa che ho trovato io in questa versione, in questo colore, si chiama Bizen Maschera Capelli Serenità alla lavanda. Cos'altro dice? Maschera capelli Bizen Serenità alla lavanda. Uso applicare per alcuni minuti dopo lo shampoo su capelli bagnati, poi risciacquare abbondantemente e basta. Nient'altro. Una maschera quindi. Effetto serenità. Che carina, guardate. Ah, poi mi piace molto e per questo poi mi ispirava Maternatura perché ha varie certificazioni. Qui ha la certificazione IAB. Poi un'altra che in realtà non conosco. Certificazione Cosmesi QC, mai sentito. È monodose. Ah, e poi è nickel tested e vegan, ok. Molto molto carina. Ultimo prodotto, ne sono due uguali, sono due salviettine monouso, insetto repellenti. Sono dell'Orfea, questo marchio che sicuramente avrete visto in molti supermercati, acqua e sapone, eccetera. E quindi protegge la pelle senza ungerla da punture di insetti, zanzare e così via. Quindi da zanzare, zanzare tigre e zecche. E protegge fino a 6 ore. Addirittura qua dice 6 ore da zanzare e zanzare tigre, 2 ore dalla zanzara tropicale e 7 ore dalle zecche. E nulla. Questo qui. Questo quindi è tutto. Ah, qui quindi abbiamo il Naio Leari, qui dice soltanto di iscriversi, invita a iscriversi alla newsletter e chi si iscrive riceve un buono sconto, mentre qui per quanto riguarda il mascara non c'è nessuno sconto codice, semplicemente parla del prodotto. Cosa ne pensate? Allora, vi dico la mia. Sono molto contenta sicuramente per questi prodotti. Oltre che essere full size, mi sembrano veramente validi, molto carini. Prodotti poi accessibili a tutti, a tutte, perché i prodotti classici vanno sul sicuro, piacciono a tutte, quindi un mascara e anche una matita ombretto. Questo soprattutto mi piace, la vedo molto anche abbinata al periodo. Per quanto riguarda il kit, allora, come idea è molto carina. Mi è piaciuto trovare questo marchio all'interno della My Beauty Box. Era carina l'idea del kit, quindi un prodotto piccolo, però con la possibilità di provare due colorazioni. Peccato insomma che sono veramente veramente minuscole e nel mio caso per me come se ne avessi trovata una perché mettere queste colorazioni non l'ho trovata una bella idea quindi in tutte quante le persone abbonate quindi hanno trovato un colore ho capito sul nude, rosato eccetera un colore un po' più particolare io ne avrei messo uno full size o almeno non lo so. Comunque non mi è piaciuta l'idea di mettere anche un colore particolare, però comunque sono stata contenta e comunque ho un buon prodotto, quindi piccino, però comunque lo utilizzerò. Per quanto riguarda questi altri prodotti, anche questo mi è piaciuto tantissimo, poi comunque hanno messo una vasta scelta su questi prodotti ZAO, perché come vi ho già detto hanno messo in scelta non due come fanno solitamente, ma ben tre prodotti, tra l'altro in full size, e questa è una cosa che mi piace tantissimo. E per quanto riguarda questi altri prodotti, nulla di che, questa comunque è una maschera monouso,
nel mio caso forse anche due volte perché ho pochi capelli, poi io la maschera la utilizzerò sicuramente sulle lunghezze, non so. E carini, vabbè, questi nulla di che, però devo dire la verità, servono. Molto carino anche il fatto che sono monouso, monouso quando uno sa che, non so, va a una cena fuori, si mangia fuori e può portare questi in borsa che non occupano spazio, non è male comunque, malaccia l'idea. Quindi nel complesso la box mi è piaciuta, sono tutti prodotti che sicuramente utilizzerò, eccezione fatta per il rossetto liquido nero, tutto il resto sì, comunque carina anche il fatto di aver omaggiato con la pochette. Quindi fatemi sapere invece la vostra, cosa ne pensate di questa My Beauty Box. E ci vediamo quindi in un prossimo video, vi faccio rivedere il colore del rossetto liquido, comunque è molto carino, almeno su questo colore sono stata fortunata, mettiamola così, dai. Quindi vi mando un grande grande bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutte!